Drove to subconscious overloaded careful don't pull the cord off me No time no time to stay around keep walking till you get out of my face Hey nigga Sì, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo oggi giocheremo a The Sims 4. E siete pronti a scoprire qual è la sorpresa che abbiamo riservato a Tina. Anche lei non uh. vede l'ora di sapere qual è, anche se poi non so se le farà molto piacere, ti dico la verità. Io non credo che le farà piacere, però guardala per adesso è tutta contenta, pensa che sia il suo giorno speciale che <ride> finalmente <ride> cambierà la sua vita. Secondo me, sai che cosa pensa? Ha ragione, però la sua vita cambierà, ma in peggio. <ride> Vabbè, sono punti di vista, dai, non è detto che scappo in male da questa, da questa da sorpresa, che, si... che esatto. mi così. Secondo me sai cosa sta pensando in questo Aha. momento? Che le rinnoviamo, il guardaroba Ha <ride> ragione, ragione. Vero? secondo me, le stai già pensando, avrò un sacco di vestiti nuovi, un sacco di scarpe nuove. Mattina, no, mi dispiace, non sarà così, sarà in alto molto mare. peggio, molto peggio. Non se lo può immaginare nessuno. Nel mentre abbiamo un grandissimo pianista che si Luca... sta cercando di esercitare, ma sa suonare soltanto la chitarra. Ma l'hai visto che suona con le dita: din, din, din. Co co così suona. Per così. fortuna, tu non senti l'agonia che sta. Producendo perché. Vabbè, lui suona la chitarra dato che qua E ci sono tantissimi pianoforti nella casa, penso che abbia sì, deciso esatto, di girare anche il piano, Esatto forse deve smettere con queste decisioni. Dobbiamo fermarlo, facciamo finché... sparire tutti i pianoforti <ride> dalla casa finché siamo in tempo. Ma comunque, bando alle ciance, okay. abbiamo radunato tutte le cavie qui in salotto. Perché è arrivato il momento di una amica, chiamiamola così, che a te manca tanto. L'ho chiamata per questo motivo: Gina Superstar? <ride> <ride> Superstar da dove ti sei uscito? Perché è talmente bella che è una star. Ascolta, io il discorso ho preparato per presentare tutto. Non mi puoi dire queste parole che mi confondono. Ok, perché. scusami, scusami, quindi Come... sta per annunciare a tutti. La sorpresa di Tina? Esatto, sì, perché lei è l'addetta agli annunci, e esatto. quindi chi meglio di lei ci può spiegare in cosa consisterà questa sorpresa? Grazie per avermi passato la linea. Oggi, Steph, sei davvero troppo carino. Abbiamo un annuncio da farvi, d'ora in poi, durante tutto l'arco della giornata potrete capitare che alcuni di voi torneranno ad essere bambini per alcune ore. Vogliamo rendere più forte il legame che c'è di voi e pensiamo che una situazione così estrema possa fare il caso nostro. Ha, ha, ha ci divertiremo tantissimo. Per dimostrarvi che non stiamo scherzando, guardate la vostra sinistra. Adesso tira cosa pensi di fare, non la fai più la sbrufona in queste condizioni, non ti permetti più? E tu ridi. <ride> È geniale, D dimmi che non è geniale. Te la stai prendendo con una povera bambina. No, 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 no non è un una bambina, perché lei è un'arpia. È un essere malvagio. È un essere malvagio <ride> che va contrastato. E siccome si stava comportando male al lavoro, okay. Perché ti ricordo che ha fatto piangere il Mi collega nel suo primo giorno di lavoro, si è comportata male in casa, non vuole fare amicizia con nessuno. Io non sapevo più Come tenerla a bada Quindi ho detto Cosa c'è di meglio Del renderla bambina Almeno è più controllabile Mi piace Mi piace che quest'idea Almeno la possiamo tenere Sotto controllo Non per tanto tempo Ma per un po' Perché so che la vorresti Tenere a vita così Ma non possiamo Devi essere perché imparziale no? Perché no? no È soltanto un esperimento Ma ascolta Ascoltami un attimo sì? Se noi okay. la teniamo bambina Magari la facciamo crescere bene E non diventa più Quella brutta <ride> persona Che è Ascoltami Così <ride> Non ridere no. Perché è serio Questo discorso Le lei si piace così, non puoi decidere tu se lei va bene così o non va bene così. Allora, allora Tina, tu, tu i commenti li leggi esattamente come li leggo io, non piace a nessuno. Quindi, perché non renderla una persona migliore? No, basta, arrenditi, <ride> non me ne frega nulla. Vuol In ogni caso. Vuol dire che dovrò preparare qualche piano più No, non, per devi non devi ti interrompo più dovevo solo dire non devi proprio farlo in ogni caso abbiamo preparato delle attività che faranno le nostre cavie assieme a Tina bambina perché è un esperimento un po' verso tutti i sensi perché da una parte abbiamo mm. Tina che diventa ti bambina e quindi si calma e, e soprattutto ha un'esperienza traumatica perché tornare bambina all'improvviso e poi tornare grande secondo me ne rimarrà abbastanza traumatizzata dall'altra parte abbiamo le cavie che dovranno avere a che fare con una bambina e dovranno soprattutto Comunque Acudirla Perché appunto Essendo piccola Non si sa eh, Controllare da sola E quindi è un esperimento In tante vie Ti piace? No. no Doveva essere solo Una cattiveria Nei confronti di Tina Invece tu ci hai voluto Sto cercando Di fare gli scienziati seri Di più ampio L'abbiamo no? fatto Solo per divertirci Ma dobbiamo far finta Che sia una cosa interessante Ok? Il fatto è che è bello torturare Tina. Poi, se vogliamo anche studiare il comportamento delle cavie in relazione ai rapporti esatto. che hanno con una bambina, Esatto va bene. Hai visto con che termini te l'ho detto? Brava, molto brava. Sono, sono bravissima. Guarda che Velina sta giocando con l'unica cosa che tu da piccola non hai avuto e che desideravi tanto. Ti <ride> ammazzo. Lo so che non te l'aspettavi questa, sei una brutta appena... fan. Sei terribile Io adesso l'ammazzo Dammi il mouse che ammazzotina Perché questa cosa non me la dovevi far notare Io non ci stavo minimamente pensando Perché dovete sapere ragazzi Che io per tutti i Natali E per tutti i compleanni della mia infanzia uh -huh. Ho chiesto la casa di Barbie Che non ho mai avuto E adesso la sto chiedendo a lui Ma lui non me la regala Perché dice che a quest'età è meglio non averla non, non possiamo sprecare tutti questi soldi a quest'età Ma per... che ti voglio di quelle giganti Eh, appunto così, Capito che Proprio alta tre... così no? No, 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 più grande. Ti mettere anche Nami dentro. Anche okay. giocare, <ride> Anch io a giocare, capito? Anch'io posso entrarci a giocare. Sei una persona crudele, vedi? Questo so. non me lo dovevi fare. Lo so. In ogni caso, guarda, sta giocando con lì, ovviamente lì non perde tempo perché. Lei le, guarda, non vedeva l'ora. Non... Ah, Come ha visto bambini, è impazzita. Esatto. È impazzita, almeno qui cerca di fare subito amicizia. Non sa ancora il lavoro che l'aspetta, poverina, poverina Vabbè. mi dispiacerà, per adesso è felice, lasciamola felice Gli altri che fanno? Scusa, no? Gli altri sono, sono qua, qua che guardano, chiacchierano tra di loro, capito, non, non hanno molto interesse, adesso cerchiamo di coinvolgerli in altre attività, sì, capito Sì, fai vedere tutte le cose che abbiamo preparato Esatto, allora, che... abbiamo questa bellissima, come si chiama? È quello dove ti appendi con Oggetto le mani. dove ti appendi con le mani io, e camini. Io non me lo ricordo il nome, però ci giocavo tantissimo. È una mani. figata, a me è divertentissimo. Un'astronave, io lo voglio, Adesso anche <ride> questo. Okay. Vabbè, ma questa è una villa super lusso. È normale che abbiamo dei giochi fighissimi. Eh certo. È Poi ovvio. abbiamo tipo il piccolo chimico, vedi molto che penso bellino: che non ci giocherà mai a questo. E questi cosa sono? Questo è un tavolo per disegnare, vedi sì, per i glitter, fare. Vedi per i colla. brillantini. Tutto eh, sì. eh, E io li chiamo brillantini. Tutti i tipi di lavoretti, disegni con le. Troppo carini. Che li faccio anche adesso. Oh, okay, che brava! Un po' di glitter così. Io noto un po' di comportamenti strani. Ma che diavolo sta succedendo non qua? Che vorrei dire? Allora, allora, no. Vai un attimo, sottina Anzi, no, vuoi iniziare da qui? Sì, sì, sì. Voglio Federico... iniziare da si è messa a guardare la tv, si rifiuta proprio di giocare con i bambini, non gliene frega niente È andato nel posto più lontano da tutti gli altri soprattutto, hai capito? Sì, non ne vuole proprio sapere né di fare amicizia, tanto meno con dei bambini Ma com'è conciato questo? Riccardo <ride> si è messo ad allenarsi, è cioè proprio appreso, è uscito dalla stanza senza dire nulla e se n'è andato in palestra È fierissimo, guarda come suda, cioè si sta facendo proprio un allenamento intensivo per dimenticare di Tina la bambina Uh, oddio! Aspetti! <ride> Ti alza sta cosa, pensavo ci stesse cadendo giù. Mi sono è... spaventato. Che mi sono spaventata. È bellissimo, lo voglio anch'io. È fantastico. L Luca oggi non fa altro che suonare. Io non, non, non vorrei dire tu non ballare. Non puoi ballare Ma con se le sento cavie. Ma se sento queste canzoni, è ovvio che inizia a ballare. a ballare con le cavie. Sta suonando una ballata, è bellissima. Oggi ho proprio voglia di suonare. E cioè, Non lo puoi fermare. Non lo puoi fermare. Guarda com'è infastidita. Guarda come la guarda, <ride> guarda la faccia! È quasi disgustata, stai dicendo sì, ma perché sono qui in mezzo? Ma cosa ho fatto di male io per ritrovarmi in mezzo a questi pazzi? Guardale la faccia, <ride> no, non l'accetta, penso che le faccia anche schifo la canzone, non vorrei dire, ma queste canzoni sdolcinate penso che le facciano proprio schifo. E infine, e indovinate chi gioca con uh, Tina. Ovviamente Lia e Beatrice Loro due sono felici Sono felici Anzi hanno addirittura detto che preferiscono Tina così da bambina Piuttosto Beh, che Quello non mi stupisce è da dai Perché almeno così non ruba la stanza <ride> Possono dormire finalmente anche loro Possono arredarsi le stanze E, e almeno dicono che così è più simpatica e divertente <ride> Povera Tina Comunque è una figata questo giocattolo Credo che stiano facendo tipo i mostri Vedi perché fanno Allora lei, lei penso che stia giocando a fare il capitano della nave Ok Penso sia una sorta di navicella, sì, un'astronave e loro stanno facendo i mostri dello spazio. È, è bellissimo, è bellissimo. Lia, poi, cal... soprattutto si sente a casa finalmente, coito, quindi è ancora più felice. Eh, Lia non è un mostro dello spazio, però vive nello spazio, quindi ha, visto oh, delle si... ha vissuto situazioni del genere, capito? Ma non è bello, sì, certo. <ride> quindi dici che anche lì ha avuto una situazione burrascosa. Sì, nel suo mondo, esatto, e per concludere al meglio questa giornata, cosa c'è di più bello di una grigliata? Guarda, ho fatto anche la rima senza volerlo, Bravissima sono, 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 Oggi non mi non può fermare nessuno. Una assurdo. giornata senza Tina è una giornata perentina. <ride> Ma non esiste come parola. Voilà. Non mi è venuto in mente nulla. Uffa. Sei terribile. Sei una persona che volevo terribile. fare la Riva. Comunque, ovviamente, notiamo Riccardo che dopo la sua, capito, la, la sua corsetta nel tapirulan. Vuole cucinare per tutti, cioè, cosa c'è di meglio di un bel paninozzo con salsicce e peperoni? Ciao. Ha sentito odore di cibo, eh, ma non puoi mangiare. Ragazzi, sei un fantasma. ma è sempre triste questo fantasma, ma poverino. Ma non... Ha fame, ha fame, ma non puoi mangiare. Può mangiare un fantasma? Non lo so, comunque, <ride> secondo me questo è il destino di Federico se non riusciamo a procurargli un amico. Secondo me. È il suo futuro, ho capito. sempre triste. Anche se poi ti farei notare che adesso è in uno stato umorale perfetto, cioè è molto contento di essere stato da sola a guardare la tv con gli altri. Quindi non so se finirà a essere triste, non lo so. Guarda cosa ho fatto? No, st stai facendo spaventare Tina. Questo è bello. Attenzione. <ride> Io non ce la faccio. Eccoli tutti a tavola a mangiare. Si è accomodato anche il fantasma. <ride> Mi sembra un pranzo più che normale. No, a pranzo con un fantasma. Ormai il, il fantasma fa parte del, del nostro esperimento. Dovremmo inserirlo in qualche modo. Non se ne vuole andare da questa casa. Gli si trova che... bene. No, si no, trova sono bene. Ha delle cavie, quindi non, non se ne vuole più andare. Tant'è che ormai pranza anche con loro. Esatto. Cioè, ormai è, è uno di noi. Nel mentre Riccardo si sta annoiando perché si è già finito tutto, capito? Iniziando due ore no, prima. Sta iniziando ad avere la biocco da dopo. dopo pasto. Lo vedi che ha <ride> Un po così. Poi si è allenato e inizia a essere stanco Stai Sta iniziando pensando. ad addormentarsi sul tavolo poverino. Vorrei Dovremo farmi una bella dormitina <ride> <ride> Comunque è stata una giornata carina Mi è piaciuto Secondo me tutte le cavie per la prima volta Sono state bene in questa casa E non vorrei dire ma non è esatto. una coincidenza Che Tina fosse KO Perché è bene o male quello è <ride> Ti vorrei notare anche infatti Che da quando lei si è calmata Tutti sono più felici Io non vorrei dire Magari è una coincidenza <ride> Guarda, chi sta. Sta ripulendo. Dai, Lia, non c'è bisogno. Boverina. Non c'è bisogno, cioè... ti apprezzeranno lo stesso. Non devi avere questi complessi è... con tutti è, gli è altri. È sono forte di lei. Le piace essere gentile con tutti. Alla fine è una bella cosa. Sono molto felice di come si sono comportati. Per la prima volta li abbiamo visti tutti assieme. Tutti, comunque. A più o meno felice più o meno qualcuno non è stato molto tipo felice tipo il fantasma tipo, tipo Giulia poi Giulia è ancora Anche arrabbiata sì. perché la stiamo costringendo per troppo tempo a sì, fare con esatto le <ride> è tesa Però, brutalmente tutto sommato sono soddisfatta di come si co sono mm. comportati nei confronti di un bambino ma la quiete sta per finire perché Tina sta per tornare adulta e io non so come potrebbe reagire te lo Gua dico Guarda se si arrabbia la neghiamo in piscina <ride> E sfortunatamente Tina è tornata normale. Il nostro esperimento è finito e non sono felice per niente. Io pensavo che sarebbe stata arrabbiatissima, ma in questo momento guarda, lei là che sorride felice, beata. Secondo non me, capisco. Sai cosa sta facendo? Ok. Sta facendo finta di essere felice perché uh. non ci vuole dare la soddisfazione di averla distrutta emotivamente Sai perché? Io prima l'ho vista piangere in bagno scherza, Sei dire... sicura? Sì, 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 Sicu sì. Cioè... Appena è tornata grande si è chiusa in bagno, si è fatta un pianto di due ore <ride> E adesso, sapendo che appunto l'avremo mostrata al pubblico, sta facendo la superiore Sta facendo ah. finta di essere felice e che niente la può Toccare è proprio forte. Poi, Kate è orgogliosa. È non orgogliosa, vuole ammettere non è forte, bravo, che è abbiamo orgogliosa. il controllo su di lei. Kate non riesce ad accettare questa cosa. E non vuole darlo a vedere, capito? Quindi continua a cercare di fare questa facciata Però Tina non ce la fai, mi dispiace. Ti abbiamo colpito in basso, ti abbiamo distrutto e non ci puoi fare nulla. In ogni caso, ci fermiamo così, ragazzi. Nel prossimo episodio andremo a lavoro con quello che avete votato di più, ovvero Federico. Si è stato votato tantissimo, io non vedo l'ora. Il suo lavoro, secondo me, sarà fighissimo. Lo dico per tutti, però sono tutti <ride> interessanti i tipi di lavoro. No, infatti, li abbiamo in scelti più, bene, sono una più. figata. Faremo in più faremo un'altra cosa, perché okay. non andremo solo a vedere Federico. Ok. Ma li porteremo in un locale tra quelli che abbiamo messo nel nostro quartiere di lusso E sai quale ho scelto? Quale? La discoteca, li porteremo tutti assieme in discoteca Anche Federico, guarda, a costo di prenderlo per i capelli e trascinarlo Perché io lo so che già non ci vorrà andare neanche Giulia Ne sono sicuro anche io, ma posso ballare assieme a loro? Non lo so Dai, fammi ballare assieme a loro Lo no... sai che mi piace ballare? E sono anche bravo sei terribile No Beh ragazzi il video è finito così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao